perché... È il caso di dirlo. Vieni qua, ti aspettiamo. Eccomi, eccomi, eccomi. Prendo una seggiola e mi siedo accanto. Questo... Nel frattempo io faccio il... Ah, il portantino di... Vogliamo subito farlo vedere questo? Sicuramente. Assolutamente sì. Un bellissimo regalo che ho ricevuto prima di partire per le Olimpiadi. Devo dire che ha portato il lupo da Ligabue, non è male. Preferito, ha portato sicuramente. Ha portato bene, infatti anche il niente paura, come vedete. Allora, ben arrivato. È un grandissimo piacere averti qua con noi. So che Benji, insomma, ti ha già presentato a dovere, super sciatore, campione olimpionico, medaglia d'oro, chi più ne ha più ne metta. Parliamo di cose serie, però. Complimenti, Juventino, quindi insomma sarei contento. Sì, beh, com'è? Sicuramente io sono tifoso Juventino, ieri sera è stata una bella partita, però non sono tra quegli sfegatati che insomma, sono andati no. a festeggiare dopo, diciamo, dai. No, però infatti avevo letto che fai tu di vari sport. E il calcio quindi uno lo segue abbastanza. Sì, lo seguo abbastanza, non sono un matto, ma lo seguo. Beh, insomma, come diciamo la media, diciamo, degli uomini italiani. Ascolta, qual è la vita di uno sportivo ai tuoi livelli? Hai tantissimo allenamento, ovviamente tante ore da passare sui campi, sulle piste di sci, e poi nel tempo libero cosa fai? Beh, le ore sono tante, quindi il tempo libero è poco. Il tempo libero vado in bici, vado in palestra, mi alleno per andare poi forte a sciare. Ma avrai un po' di tempo anche per la tua fidanzata, immagino. Sì, sì, poi anche la famiglia, gli amici, insomma, un po' di tempo si tiene per tante cose. Per la vita poi di tutti i ragazzi normali, giusto? Beh, anche normali, i fans, perché, tanto. Un po' anche i fans. Perché beh, poi insomma qua abbiamo, io direi un applausino dal fans. Fans club, al fan club che ci ha accompagnati, che ci accompagna sempre. Loro non hanno fatto tanta... Fatica a venire fin qua, perché di solito vengono in Austria, Svizzera, in Francia, girano tutte le Alpi, no? Quindi qua è vicino. Una volta che ti hanno a casa, scusa. Una volta almeno gli ho fatto fare un viaggio corto, esatto. Dai, però sono torni sempre spesso, presenti. Immagino, a casa tua. Sì, sì, io quando sono comunque libero dai ritiri della nazionale mi alleno a casa, anche atleticamente la preparazione la faccio a casa. Anche perché poi, vabbè, ovviamente mi dicevi poco fa che hai messo gli sci ai piedi 4 anni. Tuo papà ti ha insegnato, sì, quindi maestro di sci, e devo dire ha fatto un ottimo lavoro a questo punto. È stato bravo, dai, io glielo dico, ma dopo casomai diventa un po' troppo fiero di sé. Allora ah sì? Dico... Quindi devi tentare di tenerlo... Sì, no, anzi, poi fino a lui mi ha insegnato e poi mi ha passato mani esperte di altri allenatori, sempre nostrani, sempre reggiani, di Marcello Marchi. Ci ha tenuto poi... tenerti in casa? Beh, tipo finché sono andato in nazionale, sì, ho sempre fatto tutto qua a Reggio Emilia, e quindi alla fine sono figlio fiero anche di essere figlio di questa terra. Esatto, ma bisogna esserlo assolutamente con tutto... E di persone di queste assolutamente, province. Questo è importante. Ascolta, un'altra cosa che mi interessava sapere, una cosa molto importante è che tu da qualche anno, anzi da un anno credo sei portavoce di Admo, è una cosa davvero molto che ti fa prima di tutto onore, ma perché è molto importante, ce ne vuoi spiegare qualcosa? È importantissima perché noi tutte le persone hanno la possibilità di salvare una vita, e quindi perché non iscriversi al registro dei donatori? È facile, esatto. Basta un prelievo e si potrebbe avere la fortuna in futuro di salvare una vita, quindi con poco sforzo, per un prelievo del sangue alla fine non è niente, lo fa chiunque per controllo, invece in questo caso si può fare per iscriversi al registro dei donatori midollo osseo. Anche perché poi, come magari a volte si pensa, le persone magari che non sono molto informate, anch'io mi ci metto dentro, che molto spesso non sono informatissima, si ha sempre l'idea che ma la donazione di midollo, oddio, chissà cos'è, e invece poi alla fine dei conti è un piccolo prelievo dalla parte dell'anca, quindi in un day hospital. Sì, non vanno attorno a cose zone particolari, esatto, del corpo. Zone particolari del corpo, e quindi davvero con un piccolissimo gesto c'è la possibilità di poter veramente salvare una vita. È difficile, però più siamo, più possibilità abbiamo per aiutare altre persone. Anche perché poi il database, giustamente, un database mondiale, sì. E quindi insomma, perché assolutamente non farlo? Esatto, ah, questa è una cosa esatto. importante. Poi sei un alpino. Eh beh sì. I colori della tua maglia, chiamiamoli così, o quantomeno tu corri per l'esercito. Esercito italiano, a Courmayeur è poi la sede del... Quindi saranno tutte penne quando ti vengono a vedere. Beh, a comunque sia un piacere anche rappresentare un gruppo così importante, poi un gruppo sportivo che ti segue fin da subito, dal 2003, comunque è sempre lì che ti sostiene, non è facile la vita da sportivo, è sempre un punto di domanda, finché non hai, tra virgolette, sfondato, non sei arrivato a certi livelli,
hai un sostegno importante dal gruppo sportivo, tu sci per loro, li rappresenti per il mondo e loro ci sono e ti sostengono, quindi grazie anche all'esercito. Beh, importante. C'è da dire che oltretutto sei un personaggio, uno sportivo, un atleta premiato anche a livello nazionale, nel senso che hai ricevuto tantissimi premi e onorificenze che ti fanno davvero grande valore. Ne cito alcune, vabbè, Commendatore della Repubblica, ricevuto dal presidente Napolitano, sei atleta dell'anno nel 2010, e dal CIO, che è il Comitato Internazionale Olimpico, hai ricevuto il titolo di sport fonte di ispirazione per i giovani, quindi anche questo un grandissimo onore. E poi il mese scorso, quindi recentissimo, questo premio che è il Collare d'Oro al Merito Sportivo, che è stato appunto consegnato al Presidente del Consiglio Mario Monti, e anche questa è un'onorificenza. Beh, ne ho presi tanti e fanno tutti molto piacere e orgoglio. Anche perché sei giovanissimo. Quindi, adesso insomma, quindi spero di ripartire e poi riprenderne altri fra qualche anno. Te lo auguro. Parliamo appunto dell'attività sportiva. So che vieni da un paio di anni di piccoli infortuni, anche nel tuo passato recente, poco tempo fa, hai avuto un piccolo infortunio alla spalla, stai tentando di rimetterti in forma. Sì, adesso mi sto rimettendo, penso ancora un mese o due di poter guarire completamente, esatto, un po' di riabilitazione, così affronterò la stagione nuova, la stagione prossima rimesso a puntino, quindi è una stagione dove ci saranno i mondiali, la stagione dopo ci sarà le Olimpiadi, quindi mi aspettano delle annate molto impegnative, però le sto affrontando al meglio, cercando di migliorarmi sempre, poi vedremo. Beh, questo diciamo che l'augurio ovviamente che noi tutti ti facciamo, il tuo fans club e tutto quanto, è quello di portare per l'Italia ovviamente altre medaglie d'oro. Beh, te lo auguriamo sicuramente. Di cuore. Siamo in bocca al lupone. Il mio fan club ci sarà sempre, perché c'erano anche quest'anno quando mi sono fatto male, andavo un po' più piano. Allora beh, insomma, e poi no, volevo anche ricordare. Ah, colpo di scena, hai ragione. Stecca. Spunta stecca. Vieni qua, filati. Spunta un microfono. Spunta un microfono. Inserisco perché io ero stato invitato alla sua super festa prima della partenza per Vancouver, e era stata una festa talmente bella che io lì sul divanetto a guardare tutta questa festa stupenda ho detto: perché non scrivere una canzone? Pezzo? Proprio in 5 minuti mi è venuto l'inno Arazzo. Arazzo? Allora, faccelo sentire. Allora ce lo dammi fai una sentire. Mano con la voce. Non lo conosco, ma sì. Un po' favola, un po' magia. Alto il bianco, fra i pali passa veloce. Un sorriso splendido ed un sogno che si avvera. C'è Super Razzo campione, c'è Super Razzo più forte che vien giù. Yeah! Da lassù. Bravissimo! La stava cantando anche lui, così ma, si fa. Ma, mi allora piace, perché hai capito, la maglia del fan club la canta anche lui. Cioè, non è, non fa, non è che sono venuto qua a fare il fan club il a me stesso. No, io sono venuto qua con questa maglia per onorare il mio fan club. No, hai fatto bene. Poi insomma c'è anche c'è da dire che c'è anche un'altra ragazza reggiana bravissima, che insomma è campionessa europea di pattini a rotelle, e che poi a settembre parteciperà a Miss Italia, quindi un'altra importante figura reggiana, la accettiamo, è Sara Guidetti. Insomma, ci fa piacere perché in questa terra nascono, crescono sportivi, atleti che poi insomma raggiungono veramente livelli eccelsi. Ma ti volevo chiedere, visto che c'è la canzone, visto che questo legame Niente Paura con Ligabue, ma canterai quando scendi ogni tanto, che fai anche tu le tue passeggiatine sugli sci, non è che vai sempre a manetta? Si giovia quando non mi sente nessuno. Quindi sei proprio sicuro che non ti sente? Ma che c'è l'eco, nelle valli. Oppure quando c'è bel tempo e devo farmi venire un po' brutto. Infatti quest'inverno ho cantato poco e arriva non c'era. Bene, allora un altro applauso. Un grande applauso, Giuliano, grazie mille. Abbiamo nel frattempo